Buonasera a tutti, buonasera Danilo, benvenuti a Leoni Fuori, il podcast trafelato. Trafelato, Non c'è nessun altro aggettivo che possiamo usare per come ci sentiamo io e te. Sì, siamo arrivati alla fine, non so, ero perso, ma cioè, da quanto è che ormai facciamo sta roba qua alle 7 di sera? Da Dalla vita? tanto tempo, veramente tanto tempo. Non so perché nella mia testa io mi ero convinto che oggi fosse alle 7:30, non ho la No, più ma pallida idea di perché tra sia. l'altro non solo te, cioè quella dell'ora sì, però per dire io ero al lavoro, ho finito alle 6:30 e ho preso la bici e ho cominciato ad andare a tipo stile Mario Cipollini al Giro d'Italia. Involata, Mamma mia, Mario veramente Cipollini. sono arrivato a casa madido di sudore proprio alle 6:55. Madido di sudore, questa Sì, letteraria, questa, mamma mia, madido di sudore. madido. Però ce l'ho fatta e è stata come si dice, no? Come una famosa pubblicità degli anni 90 diceva, l'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava Pubblicità. impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Com'è che pubblicità è? Ce lo dicono nei Ma guarda, ce lo diranno nei commenti, l'antico vaso andava portato in salvo. dite a Danilo nei commenti di che cosa, di quale bevanda era la pubblicità questa frase. Secondo me è una roba di Montebelluna questa, l'antico vaso andava portato in salvo. No, ma io devi capire che è dal 2000 che sono all'estero ed è dal 2000 che praticamente non guardo la televisione italiana se non lo sport. Quindi se mi chiedi le pubblicità tipo la Simmental degli anni 80, quella roba lì, allora Ah ancora ci beh, ma capiamo. lì perché sei figlio di un'altra decade, cioè Ti piace Generation la X tu proprio. Tins, Mal? Ti piace la Guarda, te Tins? l'ho messo qua nei commenti. Amaro Amaro Montenegro. Montenegro, sapore vero, come dice Nikonomicon, esattamente. Rispondo a Matt che invece dice, schiavinato, perché hai la macchinetta dell'alcol test a fianco? Allora no, questa in realtà è un ventilatore gigantesco, tipo è alto quanto me, quindi no, non è la macchinetta dell'alcol test. Puntata sponsorizzata sponsorizzata, scritto Matt. In effetti ci potremmo far sponsorizzare Cavoli. da un amaro, no? Esatto, da l'amaro. Dall'amaro. Ma si può essere sponsorizzati da un giocatore? Cioè, che ti non lo so. paga attivamente Se per dire ogni 2 secondi. paga e in cambio non parleremo mai male di lui. Cioè, tu Oh, venderesti l'anima. finalmente! Per quanto venderesti l'anima, sarei schiavinato? Per quanto venderesti l'anima? Mi stavi chiamando Serraiotto, attenzione. Mi stavi chiamando Serraiotto. Allora, tutto a un prezzo. Io sono di questa scuola qua. Molto alto, ma tutto a un prezzo. Quindi fammi una domanda molto specifica e ti dirò un prezzo molto specifico. Allora, per quanti soldi accetteresti di non dire mai più una parola contro Bortolami, per esempio? Ah, insomma, Non se mi abbiamo mai danno criticato troppo, però cioè, con questo 300 euro al presupposto. mese, io sto zitto. Cioè. 300 euro al Ma a me piace come mese. gioca Bortolami. Cioè, non è difficile, capito? Non è. Matteo, sei super cheap, Dio buono, cioè vendi Ma l'anima. perché? Nemmeno le zoccole dietro la stazione. Dani, è che tu non capisci. Se tu chiedi di più, non te li danno. Cioè. Nel senso, devi chiedere una cifra che effettivamente lo sponsor sia disposto a darti. 300 euro me li dà, secondo me Borto me li dà tipo come prendermi un gelato, perché per lui io ci faccio un 10% di stipendio in più, per lui non cambia niente, capito? Mamma mia, vabbè, Comunque, ok. Emaz è stato il primo che dice: dov'è Serraiotto? Questa è la vera domanda. Allora, dov'è Serraiotto? Serraiotto, vi racconto le ultime. Quanto fa 24 per 7? No, non so farlo a memoria. Gli ultimi 7 giorni di Marco Serraiotto. Settimana scorsa si diverte, lavora, vita normale. Poi a un certo punto inizia ad avere una vaga pressione al torace. Allora comincia a dire che cazzo sta succedendo, poi comincia a tossire, poi comincia a avere problemi respiratori. A un certo punto, fast forward 24 ore, è all'ospedale con la polmonite. Povero Marco, ha passato tutto il weekend nutrito dalle infermiere, immaginatevi le Catalane. camuffolette catalane dell'ospedale di Barcellona, e giusto se non erro, ieri è stato dimesso dall'ospedale
finalmente guarito, oggi è a Maiorca a far festa, perché ovviamente sembra 24 ore, no? Cioè, è esatto. Ovvio, cioè, dopo che stai una settimana in ospedale, cosa fai appena esci? Prendi il primo aereo per primo Maiorca. Volo per Maiorca, perché questo è quello che fanno le persone normali dopo essere uscite dalla quarantena in ospedale, tipo. Tra l'altro, cioè, piccola parentesi, il menù del serraiotto all'ospedale di Barcellona. Ho visto. Primo, secondo, contorno e sciafa sul cul, come diceva mio nonno. Cioè, veramente. La verità proprio... che faccio volentieri a meno. Cioè, veramente. Quindi oggi siamo solo io e te, come una volta. Bene. Old style, i bei vecchi tempi. Guarda cosa dice Mats. Mentre il cambio di location di Dan, tanta roba. Allora, domandina rapida per i nostri ascoltatori. Vi sembra di più il salotto di una casa per bene o l'inizio di un film porno? Potrei farci dei casting. Io la seconda, onestamente, te la compro, No, allora, posso fare com'è quel name dropping? No, cosa, faccio una promo. È relazionata col mondo del porno? Oh. No, non con il mondo del porno, ma lancio, non è che ci sia nulla di male col mondo del porno, ma lancio qualcosa. Attenzione che se dici sta parola ti censurano il video su YouTube. Sai che si bisogna dire no por? No. Non lo sapevo. Insura, no, però, insomma, diciamo che il mito vuole che l'algoritmo non te lo stringa. Basta che dici baccanale. Esatto. No, semplicemente Matteo, farò una cosa quasi sacrilega per il rugby, ossia tra una settimanina, oggi ho registrato il primo video, di cui non ne parleremo troppo, lancerò insieme ai miei figli un canale che parlerà del diavolo e l'acqua santa, cioè che di calcio. Ah, no. Mi fa piacere però che l'idea ti sia venuta quando io ho parlato di cose hard. Ah, esatto. Vedi. Spero che oggi, per non mescolare gli sfondi, ho montato il setup in salotto, però ovviamente non è che posso fare sempre da qui. Poi ho visto, cazzo, figa sta inquadratura. Però poi ovviamente se facessi Dampa Track di qui, credo che mi troverei le valigie fuori dalla porta in 5 minuti. quindi, insomma. Ma come si chiamerà questo canale, Danilo? Dampa calcio. Ah, ma quindi, cioè, nel senso, i tuoi figli cosa servono? A tenere il microfono e la videocamera? Cioè. No, servono moltissimo, perché Simas è quello che si occupa di tutta la parte degli script, perché io di calcio ne so, ma lui ne sa di più, e Lucas invece farà l'editing e quant'altro, quindi insomma. Una volta, Matteo, c'erano il ristorantino di famiglia, esatto. La farmacia Bar di Sport famiglia. Da Danilo. Adesso c'è il canale YouTube di famiglia. Esatto. Sic transit gloria mundi. E Mats chiede quanti anni hanno, uno ne ha 18, l'altro ne ha 22. Quindi sì, insomma. Cosa? Simas ha 18 anni? Simas ha 18 anni. Sì. Cosa? No, Simas non ha 18 anni, Simas ne ha 13 e continua a averne 13. È del 2005, del 2005. Deve ancora dare il primo bacio, è piccolissimo, ok? Va bene. Se avesse 18 anni, alto così com'è, lo potrei candidare all'NBA, però sì. Se avesse 13 anni, però no. Vabbè, insomma, a proposito di cose XXX, parliamo del primo tempo del Benetton e della partita di Thomas Albornoz. Allora, cose che prima delle 11 di sera non andrebbero mostrate perché, insomma, rischio immagini forti, potrebbero urtare la sensibilità di alcuni. Io quel turnover di Albornoz che poi segue a calcetto, che poi segue a metà in tuffo, onestamente lì ho pensato, vabbè, allora fai quello che vuoi. Bravo, l'hai detto giusto. Non devo aggiungere nient'altro. E allora fai tu, cazzo. E allora, vabbè, esatto. E allora vale tutto. Apriti questo cazzo di podcast e fallo tu, perché... Cioè... Cioè, no, veramente, se tu sei... Ecco, questo è quello che secondo me hanno pensato in quel momento i tifosi di Connacht. Sì. Hanno detto, come dici, Matteo, in irlandese stretto, è ora fatto così? Fucking hell, mate. This bloody bloke. Esattamente, secondo esatto. Me è esattamente quello che hanno pensato. Sì. No, c'è Bortolami, secondo me ha pensato, ma sto qua potevo farlo giocare anche prima, forse, no?
Sì, ma te puoi far slogare anche a Flanker, più che altro. Cioè, nel senso, no, Flanker, puoi... Flanker c'è già Brex. Poteva entrare per Zuliani, avrebbe fatto benissimo, nel senso, con quella mossa lì. Flanker c'è già Brex, che ci pensa. No, ma a parte gli scherzi, quell'azione lì, io ho sfidato un po' la chat delle varie live che ho fatto questa settimana a trovarmene una uguale, non ci sono riusciti. Mi hanno citato una meta dell'Italia contro il Galles del 2007 che mi ero riproposto di andarmi a rivedere. Un'ottima meta annata di, quella. Meta come di Kane Roberts con placcaggio di Troncon, dove Kane Roberts va a strappare e poi si fa un calcio a seguire. Però ho detto me la vado a rivedere perché non me la ricordo e poi non sono andato. Comunque, però, vai, scusa. No, però insomma, cosa fa il Bournemouth? Prende a metà campo, intanto partiamo da sta roba, a metà campo. Va a fare il grillo talpa, strappa via la palla, che uno dice, cioè sei un'apertura, fai il grillo talpa, ti va bene, forzi un tenuto a terra, cioè già lì ti fermi, dice, mi accontento della punizione, no? Poi tra l'altro magari la calcio io a pali. No, lui strappa la palla, se la porta dietro, si prende 2 metri di profondità e calcia direttamente per andarsela a riprendere. Ah, vedi, quella di Robertson è ancora più spettacolare. Ok. Allora forse vale la pena di andarla a vedere. È che... Non me la ricordo, tu te la ricordi? No, onestamente no. Onestamente. Mentre la dicevi, ho cercato di pensarci perché alla fine del 2007, ecco, l'Italia nelle 6 nazioni, in linea di massima, non è che abbia fatto sempre benissimo, per cui non è difficile ricordarsi le belle partite, ecco. E le belle annate 2007-2013 e forse quest'anno qua, ecco, 2024 sono quelli che stand out. Ecco, questa meta non me la ricordo onestamente, quindi però, cioè, non so, io quando ho visto quella meta ho proprio pensato che, cioè, Albornoz quando è in forma è veramente un giocatore di un altro livello, perché è un'apertura, quindi con tutto quello che ne consegue, l'abilità tecnica, la visione di gioco, il piede, però lo scatto che fa per andare a riprendersi quel pallone comunque brucia l'estremo di Connacht, che è molto più avanti di lui sull'inseguimento del pallone. Cioè lui lo brucia in rapidità, perché in realtà a 10 metri di distanza, cioè gli brucia 10 metri su 30, non so come dire. E questo non al terzo minuto di gioco, ma nel secondo tempo. E dopodiché, in generale, è ingiocabile quando è così, perché vede le giocate prima che si concretizzino. Mi ricordo un pochino... come si chiama? Madonna, che lapsus. È un po' diversa, dopo l'ho trovata, dopo te la racconto. È un po' diversa, vai. Quella di Robertson, dici? Sì, è un po' diversa. Io parlavo però di Albornoz adesso. Sì, no, certo, ti stavo ascoltando, però mentre ti ascoltavo stavo cercando quella meta lì. Vai. Cioè, è proprio un colpo di genio che, nel senso, devi averla vista prima di poterla fare. Cioè, devi aver pensato, faccio questa cosa... prima ancora di aver iniziato a mettere le mani sul pallone, perché significa che hai capito che la linea di difesa non è pronta, che hai visto l'estremo troppo in alto, che hai visto le guardie non pronte a coprire il potenziale calcio dalla base, che, cioè, nel senso, hai visto tutta una serie di cose che potevi sfruttare. E questo cos'è, la 60esimo? Cioè non era il 50esimo? Cioè... Velocità di pensiero assolutamente incredibile. Allora, quella non vale, perché non ce n'è una così, perché quella che voi mi dite di Kane Robertson è diversa, nel senso che sì, è bellissima e spettacolare da dietro la metà campo, addirittura da vicino la linea delle proprie 22, però non è lui che va a grillo talpare. E cioè, quello secondo me aggiunge tantissimo. Ma è quella, cioè, quella è la cosa bella, cioè, perché poi di Chip and Chase se ne sono visti tanti, ma in quella di Kane Robertson grillo talpano, c'è addirittura un principio di contro-rack, l'Italia conquista il pallone, poi arriva Robertson dalla base, calcia in profondità e si fa una roba fantastica. Però lì la cosa incredibile è che sei l'apertura, sei a metà campo, grillo talpi e poi il tuo stesso pallone te lo vai a calciare, te lo vai a riprendere. Wow. Posso dirti quello che penso che è successo nel box, nel coaching box, tra Bortoli. Cerco di citare esattamente quello che penso abbia detto Bortoli. Che cazzo fa? Bravo! Bravissimo! Bravissimo! No, secondo però perché? Allora, ogni tanto accadono queste cose, però lì ci stava perché il calcio comunque ha visto uno spazio ed è andato a prendere. No, più che altro i compagni, secondo me i compagni non se l'aspettavano, difatti. Ma che lui va a mettere le mani da numero 10 senza sostegni su quella roba lì, cioè nel senso, se la perde, se ti fischia mani in rack o qualcosa del genere...
cioè, mettere le mani non è che hai bisogno di sostegni, cioè più che altro si è preso un rischietto. Ah no, se, ma, vabbè, però sì, al massimo c'è una punizione contro, no? Bella cosa. No, più che altro ha preso di sprovvisto i compagni, perché un certo, cioè non se lo aspettava nessuno, difatti sì, l'amaro, sì, tutti in piedi che lo guardano. Esatto, era lì che diceva: "Ma dove vai questo? Aspetta". Ah, bravo. Sì, sì. In un certo momento si vede uno, non l'amaro, ma uno interno, forse meno un cello che esulta, lo vede. Sì, 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 sì. Bello. Io quando, cioè allora, Grillo Talpa, ovviamente ogni volta che vedo l'arbitro che alza il braccio esulto, però poi nel momento in cui vedo il calcetto e lo vedo partire, ho avuto come sai quell'attimo di sospensione, cioè, infatti, mentre prima imitavo quello che penso che abbia detto Bortolani, il secondo, ma che cazzo, era sul calcio, perché non avevo visto l'estremo che era salito tanto, per cui avevo detto, ma cosa vai, gliela ridai, l'hai appena presa, e... Invece, poi mi sono accorto quando è partito con la corsa che aveva calcolato tutto. Cioè, non so, io al Bournemouth quando è così, veramente, i giocatori, aperture così complete, quando in forma, non ce n'è tante. Come comunque, Matteo, siamo in semifinale. Oh. Infatti questa puntata si chiama Rieccoci, perché once again siamo alla a metà aprile, più o meno, insomma, e siamo in semifinale. Quest'anno non ci sarà Tolone, quest'anno ci sarà Gloucester, squadra di Stephen Varney, che ha battuto gli Ospreys 23-13, con un po'... li ha battuti alla Skivington, se si può dire, con maul, rimesse e mischie, sostanzialmente, e precisione. Sì, tra l'altro adesso poi magari parliamo anche di questo, perché potrebbe essere interessante, vabbè, la settimana prossima magari abbiamo la preview, però potrebbe essere interessante quella partita lì. Ma ascolta, ma coach, lunedì hai messo una foto molto tenera su Instagram, molto bella, soprattutto Matteo l'avrà apprezzata sicuramente, perché una... Parli di Bortolami, ovviamente. Sì, ovviamente, il coach, il nostro coach, sì. Chi di Dan Peterson, il coach. È molto tenera, molto bella, col cane che ti slinguazza la faccia. Ma quel cappellino lì? Era un messaggio subliminale? Non è che cosa ci voleva comunicare, Matteo? Magari descrivilo per chi non l'ha vista. È il cappellino di Gloucester. No, lo so, ma nel senso, perché io, cioè, io l'ho vista, ho messo like e volevo quasi commentare, tipo... Matteo, immaginati Juric la settimana prima del derby che si fa una foto col cappellino della Juve. No, beh, non è lo stesso, dai. No, lo cioè... so che non è lo stesso, lo so. Però magari Juric prima, che ne so, prima di una partita col Genoa si fa la foto, wow, con la maglia sua del Genoa. No? Lo uccide, no? No, secondo me no, onestamente, perché c'è tutto, cioè, devi rispettare la carriera di un giocatore alla fine. È stato capitano, no, di Gloucester. Ma figurati, cioè, ma non sto mica criticando, anzi mi è piaciuto, però volevo entrare nella testa del coach la mattina quando ha detto: cosa mi metto in testa un coach? Sì, ho tradotto in italiano: cosa mi metto oggi in testa? Ma mi metto il cappellino di Gloucester e vai in mono a tutti. Guarda, Simone dice: ma quindi Danilo ha anche delle finestre in casa? Sì, 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 sì. Quando mi liberano dalla stanzetta. No, però magari per parlare un secondo della partita prima di passare avanti, secondo me la partita che Treviso è riuscito a mettere in campo è stata per certi versi la partita che aspettavamo, personale opinione, l'aspettavamo da tanto tempo, una partita a punteggio elevato con mete, con soprattutto mete diverse, cioè mete da maul, mete da tre quarti, mete da pick and go progressivi come quello di Ruzza che arriva corto poi meno c'è lo schiaccia, cioè mete di tanti tipi diversi. C'è da dire che Connacht sulla precisione nei possessi forse è qualcosa da, forse ha lasciato più di quanto potevamo aspettarci, ci ha lasciati fare molto, insomma la meta di Rhino Smith è emblematica forse, però anche altre, cioè in generale ci hanno lasciato molto fare. Praticamente tutte nascono da un line break, no tutte, ce n'è una di Moll, poi c'è quella di Menoncello, dove c'era Umaga fuori che diceva: ah, ma
dammi il baion, però meno un cello in questo momento è tipo Remy da qualsiasi cosa che tocca diventa oro, sì, quindi sì, ha detto sì, sì. Vado io, non preoccuparti, don't worry. Uno contro due e schiaccia. Esatto, esatto. Tra l'altro lì peccato per l'infortunio di Ruzza, perché lì Ruzza fa un sì. lavoro pazzesco e lo avevo visto bene. Fa un sidestep che sembrava tipo, come si chiama? Madonna, oggi non mi vengono i nomi. Quaid Cooper. Beh, anche sì, sì. No, volevo dire Rugby Joe in realtà. Ah, ok, ok, ok. No, ne mette a terra un paio, ma tra l'altro un Ruzza che aveva fatto bene negli ultimi 15 minuti della partita prima, bene in questi 15 minuti qua, e adesso... Cioè, non è arrivate notizie ufficiali, domani probabilmente lo troveremo nella lista indisponibili, però sembrava da quello che si è visto e anche dalla sua faccia in panchina, una roba tipo stiramento all'inguine, sì. alla coscia, ed è una roba brutta perché è una roba fastidiosa, e non va via non è mai. Che si risolve, bravo, esatto, non è che si risolve devi... presto, Cesley Ruzza, dice Matt. No, fa quel sidestep lì che sembra, cioè un movimento da tre quarti, comunque Ruzza è alto 6,5 metri, nel senso adesso, quella agilità. Ed era un po' che non lo vedevamo fare quei movimenti lì, eh? Esatto. Secondo me si era rotto le balle di sentire dire bravo in difesa, bella partita in difesa, bravo, buon, adesso ascolta, vediamo di provare a fare un po' quello che mi piace fare. Tim Tuntan ci è restato assolutamente. Però ecco, la da summa... Quanto tempo, se fosse questo, stiramento inguinale, quanto tempo c'è bisogno per guarire stiramento? Io onestamente non sono un esperto ovviamente, però mi è successo quando giocavo a basket e sono stato fermo 3 mesi. E il problema non è che stai fermo 3 mesi, è che magari stai fermo 1 mese, ma poi quel mese tu non puoi fare proprio niente, perché appena muovi il muscolo si riallarga subito, cioè devi proprio riposo totale, e quindi è 1 mese più 1 almeno. Quindi poi bisogna vedere le varie implicazioni, l'adduttore, tutta quella roba là. Onestamente, se è davvero uno stiramento, io dubito che Ruzza giochi ancora quest'anno, fino a giugno. Ho qualche dubbio. C'è Samuele che dice, sentirsi dire da chi, da noi, voi? No, non credo proprio che Ruzza decida di fare una cosa in base a quello che sente su YouTube, però è un po' evidente che negli ultimi mesi, tra l'altro chiunque commentasse lo diceva, che negli ultimi mesi stava giocando bene, ma stava giocando bene in un'altra maniera, cioè era un po' che non vedevamo il Ruzza. Io dicevo, Matteo, che avevamo scoperto un Ruzza sudafricano e avevamo un po' perso il Ruzza figiano, e adesso sembrava che stava tornando. Mi spiace veramente tanto Bacchi perché... Ruzza. Sì, mi spiace veramente tanto. Sì. Giacomo dice a volte anche un mese. Esatto, come dice Giacomo, appunto, che a volte si recupera anche in un mese, dipende chiaramente dallo stiramento. La speranza è che possa essere una roba piccola, ovviamente questa roba la saprà magari solo lui per il momento, perché ci vuole del tempo anche per capire. Però ecco, alle volte sono lunghi, soprattutto se interessa più di un muscolo, e in una zona come l'inguine, che è centrale di qualsiasi movimento, lì è tanto tempo, purtroppo. Cioè, meglio che avvenga adesso che piuttosto che a novembre, sennò è un casino. Poi sono supposizioni, nel senso che non è uscita nessun comunicato ufficiale. Ma non sappiamo. Sì, magari domani lo vediamo in formazione, non credo, ma perché la Tribuna ha pubblicato in settimana che era uno degli indisponibili. Quindi, sì, ma poi tra l'altro Bortolami ha detto, così magari passiamo alla prossima partita, Bortolami ha anche detto che questa settimana vuole dare spazio a chi ha giocato meno. Per cui credo che se Ruzza effettivamente ha un risentimento, onestamente, se questa è la partita in cui non giocherà, suppongo. Proviamo a indovinare allora cosa succede. Sì, guarda, sto aprendo la formazione di Treviso in questo momento, la rosa, ce l'ho davanti. Chi potrebbe... Allora, secondo me la partita con i Dragons, Matteo, è una partita... tricky, come si suol dire, no? Scivolosa. Come traduci in italiano tricky? Rischiosa. Rischiosa, sì. Una buccia di banana. Esatto. Ed è per questo che al pilone sinistro... No, scherzo. No. Lasciamo stare. Però scherzi a parte, credo che giocherà Nemer. Ho la sensazione che giocherà Nemer.
Insidiosa, insidiosa, bravissimo. Sì, sì, sì. È rischiosa perché i Dragons... Nightmare, no, per me parte spagnolo. Allora, se io dovessi fare la formazione, io metterei spagnolo. Però le parole di Bortolami sono state spazio a chi ha giocato meno. Quindi... però magari dalla panchina, anche perché spagnolo, cioè, parte sempre dalla panchina, magari una volta dice... Beh, sì, hai ragione. Sì. No, ci sto, dai, me lo compro. Però in effetti, se spagnolo parte sempre dalla panchina, Nemer non parte neanche da quella, quindi ci può sì, stare. Sì, che... però vabbè, magari fanno, scalano la gente. Perché è un pilone, no? Quindi faranno metà-metà. Sì. Sì, sì. No, dai, te lo compro. Spagnolo in campo, Nemer in panchina. Poi al 2 Lucchesi, secondo me comunque Lucchesi. Altre ci sarà e buone. Bernasconi che ha appena rinnovato sta bene o credo, Bernasconi aspetta perché era anche lui indisponibile no non era indisponibile stava bene Bernasconi perché no è stato male per molto tempo quindi non sapevo se era guarito no ma c'era anche all'ultima c'era lui c'era cazzo in... no hai ragione no hai scusa hai ragionissimo no c'è Nicotera che è ancora sì, squalificato sì, per due giornate. Quindi ci mettiamo Lucchesi e Bernasconi. Lucchesi e Bernasconi, poi probabilmente al 3 potrebbe partire uguale stesso discorso di Spagnolo, potrebbe partire titolare Zilocchi. Io penso che potrebbe essere Zilocchi-Pasquali. Zilocchi-Pasquali, poi seconde linee magari rivediamo Iachizia, anche se era in lista indisponibile. Seconde linee è tutto, io onestamente credo che giocherà, come dicono nei commenti, Scrafton. Perché a quanto pare. Però era in lista indisponibile settimana scorsa. O ah, sì, perché è rientrato da un po' di tempo. Non so se si è riacutizzato qualcosa, però era rientrato in gruppo full contact, a quanto avevo letto. Sarebbe bello, mi piacerebbe rivedere Scraft. Anche perché è sarà un anno e mezzo che non gioca. Tipo, oh, fare una seconda linea con unico locannone Osniman più Scrafton. Beh, pesantino sei. Sì. Allegra. Ecco, magari non sono proprio delle opzioni al salto, però anche se. Ma tra uno spritz e un boccale di vino, secondo te, Kögelenberg viene a giocare o. Perché compiva gli anni oggi, no? Per quello, sì. Scrafton, sì. A Scrafton, a Kögelenberg. È che non l'abbiamo ancora visto giocare, cioè, nel senso... Sì, ne ha fatte, credo, tre. Quante ne ha fatte? Se non sbaglio, tre. Mamma mia! Scommetterei su tre. Madonna, quante ne ha giocate? Ne ha fatte, forse anche più di tre. Ha fatto 80 minuti contro Leinster, non ci credo, non me lo ricordo neanche. Sì. No, hai ragione, vabbè, mi sbaglio io. Beh, però in effetti è dal 2 marzo che non gioca. Sì, vabbè, ma c'è anche un po' di concorrenza. 7 in realtà, ma pochi minuti. Allora, magari lui. Però, allora, Matteo, però facciamo un ragionamento. Cioè, secondo te, turnover generale... Perché quello è il discorso. Io sono a favore del turnover, ma sono a favore del turnover con leader in campo. Cioè, ci deve essere per ogni zona del campo un esempio, qualcuno, una persona con il ritmo partita, secondo me, personale opinione. Quindi in seconda linea non ci metterei una seconda linea tipo Lazzaroni Kögelenberg, non perché non me ne voglia anche ninguno, perché non ci sarebbe disponibile comunque. Sì, ma in generale, perché non sarebbe nessuno dei due con il ritmo gara, quindi vorrei una seconda linea dove magari uno gli do una chance e di uno mi fido al 100%. Quindi ecco, Sniman secondo me gioca. Io mi cago addosso, ti dico la verità. Cioè, nel senso che... È così. Mi cago addosso. Daniele Fratella caga in diretta. Viva Zanicchi. Ogni tanto torna. No, ma ti spiego. Cioè, guarda che se per caso la perdiamo e i Dragons hanno solamente un punto in meno degli Scarlets con cui abbiamo perso tre settimane fa. No, infatti. Se per caso la perdiamo, ci siamo giocati la stagione. Ma infatti non puoi andare con una formazione allegra e spensierata. Cioè, qualcuno di affidabile al 100% ci deve essere. Quindi puoi fare turnover, ma per me almeno 5-6 in campo che siano quantomeno abituati a giocare ogni partita ci devono essere, anche dalla panchina. Per cui appunto io dico Sniman secondo me gioca, però l'altro potrebbe essere Kögelenberg che abbiamo visto poco.
che tra l'altro sì, è molto grosso. O se torna Jakizi, appunto, vabbè, una seconda linea che potrebbe essere o Kjellberg o Jakizi o Scrafton, dipende chi è, sì, dipende chi è in forma, dipende chi c'è e chi non c'è. Ecco, veniamo alla terza, che forse è quella più succosa. Allora, io l'Amaro lo metterei in campo, proprio per quel ragionamento che hai fatto tu. Cioè, l'Amaro ha saltato quando è tornato dal Six Nation, dopodiché come se non avesse giocato la partita dopo perché è uscito per il taglio all'altezza della bocca, e poi ne ha fatta una di riposo. Quindi, insomma, secondo me l'Amaro potrebbe essere in ritmo e potrebbe essere, esatto, bravo Emaz, e potrebbe essere proprio quel punto di riferimento di cui tu stai parlando, che magari, sì, potrebbe aiutare, che ne so io, un Iseco se gli viene data la maglia da titolare, per dire. Esatto. Pettinelli come sta? Non ho idea, cioè, adesso quanto te non è che c'è un tu filo che sei... di... Tu che sei questa roba fanboy di Pettinelli. Madonna, tra l'altro, da quando ho iniziato a dire Pettinelli, basta, è morto. Gliel'hai chiamata veramente, cioè l'hai proprio preso e messo, appeso al muro e detto ok, tu hai smesso di giocare col Benetton Rugby. No, secondo me lui potrebbe proprio essere uno di quelli che invece questa partita la gioca. Sì, potrebbe. Poi magari anche lì bisogna vedere anche quali sono le prospettive future. Sai chi gioca, secondo me, a proposito di giocatori che io ho sempre ammirato e apprezzato? Secondo me gioca Padovani. Beh, se non questa, quale cioè nel senso, se sta bene e non c'è qualcosa che in più che noi non sappiamo, io credo che questa partita sia quella che Padovani deve giocare per forza. Assolutamente. Perché all'ala o metti Menoncello oppure devi mettere uno tra Padovani e Watson, oppure puoi fare giocare Raino Smitala e quindi tenere... tu dici Pettinelli, Lamaro e a 8 ci mettiamo alla FI, ci mettiamo Stowers. Io ci metto alla FI. Sì, anche perché secondo me non scommetterei proprio tantissimo su Stowers l'anno prossimo a Treviso, quindi magari i giocatori che si prevede non tenere forse non è che siano così, cioè per dire un Hidalgo Klein non è che me lo immagino in campo, ecco, per capirci. No, esatto. Concordo, e però credo che questa partita, non so, la terza linea, vabbè, come tutti i ruoli è un ruolo importante, però in questo tipo di partite dove magari fai del turnover, la terza linea affidabile ti permette anche magari di compensare alcuni errori qua e là con una difesa magari affidabile in determinate situazioni. Io almeno ho questa sensazione, che se tu giochi una partita del genere con una terza linea di cui ti fidi molto, anche se fai esperimenti in altre zone, comunque hai dei cagnacci che magari alla peggio possono arenare. Sì. Ecco, io un Brex comunque lo metterei. Magari. No, nel senso che è proprio quella roba che tu dici tu, anche se, nel senso che magari uno dice, vabbè, fai giocare Drago e Zanon, perché no assieme. No, io però io ho un po' paura, cioè, a rivoluzionare tutta la squadra. Io adesso ti dico i tre quarti che vorrei, che non sarà minimamente quello che sarà in questa partita, perché... purtroppo i sogni non si realizzano quasi mai, ma io vorrei 9 Garbisi, 10 Daré. Aspetta. No, Daré è già a Parma, Daré. No, nel fine stagione. No, capito, sì, ma è Daré proprio il classico. E dagli sta ultima partita, cazzo. Ma cioè, guarda che dobbiamo arrivare ai playoff, non fare il regalo di compleanno a Daré. Io vorrei, vabbè, ok, va bene, me lo porto in panchina come utility. 9 Garbisi, 10 Marin, allora. Al 15 Padovani, come dici te, 12-13 Menoncello e Drago, voglio vederli, secondo me potrebbe essere una bella coppia, uno di cui che gli riesce tutto e uno che quando gioca bene, e alle ali invece chi è? Non mi fa uguale, ma magari almeno uno grosso ce lo metto. Non mi fa uguale un cazzo, io Ratave sempre. Sempre, cioè, sì, io, però... Ratave sempre, no, sempre, Ratave sempre. Ok, ma il mio discorso era che voglio vedere i nostri ragazzini, io voglio vedere... Sono d'accordo, più Ratave. Sì, ok, va bene, Ratave da un lato e dall'altro che ci mettiamo? Ratave, da tutti e due. Due volte, doppio. No, potresti fare per farla tutta italiana, no vabbè però... No, non puoi.
Sì, non puoi. Potresti mettere Mancello ala. Teoricamente sì, perché potresti mettere Padovani ala, potresti mettere Marin estremo e mettere Dare apertura. O Dare estremo e Marin apertura. Però detto quello che ho detto, probabilmente al 10 ci sarà Albornoz e probabilmente al 15 ci sarà Marin. Oppure potresti farla addirittura veramente tutta italiana, spostando all'ala Menoncello da una parte, all'altra ala Padovani, metti Dare estremo, Marina apertura e metti Zanone e Drago ai centri. La puoi fare tutta italiana, sì, se sì. vuoi. Beh. Ammetto che non mi dispiacerebbe neanche come formazione, cioè, nel senso, sono sicuro che ad alcuni commentatori di Facebook questa formazione lo farebbe venire barzotto, però onestamente a me piacerebbe anche proprio a un livello tecnico, cioè è una bella formazione. Non sarà la più forte che puoi schierare, però è una formazione con un suo senso, non è... E davanti, se vuoi, ovviamente anche la fai tutta italiana, perché qua, sì. è già quasi tutta italiana, basta togliere, basta mettere una seconda linea italiana, metti Iachizzi, Nicolò. Abbiamo mai giocato una partita con 15 su 15 in campo, azzurri o azzurrati? Non lo so. Bella domanda. Sarebbe interessante ripercorrere quando è successo e se è successo, perché... Cioè, sicuramente è successo, è che non... Cioè, Treviso di solito 5-6 tra sudafricani e argentini ce li ha in campo, per cui... Sì. Beh. No, ecco, faresti fatica a fare 23, quello sì, 23 sì. italiani faresti fatica. Oddio, però io comunque ho detto Zanon Drago, ma comunque c'hai anche Brex italiano, eh. No, infatti, lo includo, cioè, negli azzurrabili. Sì, per cui lo potresti mettere in panchina, forse arriveresti anche a fare 23 italiani, volendo. Mm. Comunque, se proprio volessi, appunto, puoi fare i ali più centri, puoi fare effettivamente Padovani, Brex, Drago, Menoncello all'ala e dietro metterci da Re e in panchina portarti come centro tutto fare. Oggi ci mancherebbe il tallonatore, perché dovremmo mettere Frangini invece di Bernasconi. Sì, è vero. Stavo pensando se riusciamo a farla 23 italiani. Casilio, mediano di mischia di riserva. No, qualche potrebbe... rischio lì, eh? Si comincia a tirare la copertina proverbiale. Invece, adesso io sto guardando la formazione. Ha voglia questa formazione. Sto guardando la rosa e mi sto rendendo conto di... in realtà me ne ero reso conto qualche giorno fa quando ne abbiamo parlato tra di noi, però mi sto rirendendo conto di quanti giocatori siano in scadenza alla fine di quest'anno, giocatori di una certa importanza nel Benetton. Ti faccio dei nomi, così anche chi non lo sa, insomma. Allora, Zani è il primo che vedo. Poi, dobbiamo fare rugby mercato, tipo? Ma intanto te li leggo, poi... Poi vediamo cosa succede. Zani, Chaparro, poi abbiamo... Nicotera e Lucchesi. Allora, di Nicotera e di Lucchesi si è parlato tanto in termini di mercato, noi qualcosa sappiamo, ma finché non c'è la conferma ce ne stiamo zitti. E dopodiché ci sono Pettinelli e Stowers, entrambi. Poi abbiamo Toa alla FI, abbiamo Casilio Nicolò, abbiamo Giacomo Dare, Filippo Drago, Joaquin Riera, Marco Zanon, Marcus Watson e per finire Padovani. Sono tanti nomi, e tanti importanti soprattutto. Allora, alcuni sappiamo già, ovviamente, il loro destino. Di Dare si è già parlato, Dare coglierà l'opportunità di andare a giocare alle Zebre e onestamente per me bene, nel senso che Dare è molto giovane e oggettivamente, come ci ha detto anche Ryan Smith, estremamente, estremamente talentuoso. Lui lo vede proprio come la sua competizione naturale per il ruolo e ce ne ha parlato come di un giocatore che in allenamento, cioè, proprio nel senso, uno veramente che spacca la porta, che è precisissimo. Per cui, secondo me, se gli dai più opportunità di giocare, più continuità e magari un po' meno competizione, può veramente crescere ancora, perché a Treviso è un po' chiuso. Però poi ci sono giocatori come Zanon e come Drago, di cui si è parlato anche lì, di futuro adesso di Drago più che di Zanon, no? Mi sembra sì, no, ma volevo farti una domanda retorica, una domanda ipotetica. Se dovessi tenerne uno solo, chi terresti dei due? Tra Drago e Zanon? E perché? Bella. Ma secondo me Zanon in questo momento
magari poi sbaglierò, non voglio tra l'altro mettere assolutamente delle etichette, però Zanon lo vedo più in questo momento più performante nel portare il pallone, nell'attacco, cioè Zanon ti prende sempre la linea del vantaggio, un po' come Lukin, ma Zanon meglio. E Drago mi piace le uscite difensive che fa, l'ho visto andare un po' a scuola Brex nelle ultime partite dove lo abbiamo visto, quindi forse potrebbe, se teniamo Fekitoa e avendo Menoncello, potrebbe essere più funzionale tenere Drago, forse, perché Drago ti può fare il piano B di Brex, mentre diciamo che di forti ball carrier abbiamo già appunto Menoncello su tutti e poi anche Fekitoa volendo. Sì, anche io sono molto indeciso sulle due cose e soprattutto aggiungerei una dimensione che è quella che Drago puoi ancora per certi versi plasmarlo come giocatore in una direzione diversa, se cioè è ancora un po' un... Anche Zanon è giovane comunque. Sì, no, senza dubbio, cos'ha 25 anni Zanon, però... Meno credo che ne abbia... Però diciamo tra... Guarda, te lo dico subito, ce l'ho qua. Marco Zanon ha 26 anni. Ha 26 anni, ok. E invece Filippo Drago 22. E tra i due ovviamente c'è un ciclo mondiale di differenza. E questa cosa secondo me conta, perché magari uno è un investimento e uno è più una certezza forse. Adesso tra i due forse anche io mi tengo Drago, ma con molta difficoltà che faccio questa scelta. Perché come hai detto te, ci sono qualità diverse nei due. Credo però che una squadra, un club soprattutto, debba pensare non tanto a tenere sempre i giocatori più forti in maniera individuale, ma quelli più forti nel collettivo in cui si trovano collocati. E nel collettivo Benetton, nel gruppo centri del Benetton Rugby, Drago è quello che apporta una dimensione utile rispetto a quello che già c'è, cioè apporta la sua dimensione di gioco che, nel senso, mette qualcosa sul tavolo che non ci sia già qualcun altro che mette sul tavolo. Per esempio, alle Zebre, entrambi potrebbero andare e fare il devasto, perché gli serve un centro di quel livello. Sì. Secondo me Zanon, se dovesse, perché non sappiamo nulla, andare alle Zebre o un club del genere, lui potrebbe davvero esserne uno dei leader, perché è un giocatore forte, con tante capacità, che potrebbe davvero prendere in mano un reparto, dove invece a Treviso deve fare il gregario, quindi sì, dimostrare che è capace. Le Zebre secondo me quest'anno ce li avevano Zanon e Drago, nel senso che avevano Lucchini e Morisi, solo che si sono incontrati, sì, solo che è peccato che non abbiano potuto utilizzarli con continuità, perché Lucchini si è infortunato e Morisi nelle ultime anche ha saldato, credo che abbia qualche problema anche lui, peccato perché le Zebre con Lucchini e Morisi tutto l'anno secondo me sarebbero state un'altra squadra, e ovviamente con un'apertura, perché anche lì poi alla fine gli si sono fatti male tutti e adesso hanno dovuto andare a ripescare Tifiden, che lo avevano onestamente già scartato, e proprio nel momento in cui gli hanno dato fiducia, adesso non voglio sviare troppo sulle Zebre, ma proprio nel momento in cui hanno dato fiducia a Montemauri si è fatto male, e poi avevano dato via Teneggi, Rizzi aveva smesso di giocare e da averne troppi si sono ritrovati a non averne nessuno e sono dovuti andare a ripescare Tifiden, che secondo me con la testa era già tornato a casa, sì. Insomma. Sì. Poi tra l'altro Alessandro scrive nei commenti, teniamo entrambi e via Riera, maybe. Sì, io onestamente credo che ne andranno via due, perché quest'anno Riera si è visto poco e anche uno tra Drago e Brex, tra uno tra Drago e Zanon, entrambi hanno fatto fatica a vedere il campo. Onestamente, di sicuro uno deve andare via, perché se no, cioè, possono restare tutti quanti, per carità, il mondo è bello, però credo che vogliano giocare e se vogliono giocare hanno bisogno di cercare spazio altrove. Quindi... Anche perché poi non ci dimentichiamo che l'anno prossimo torna anche Odogwu, e Odogwu è un'ala, però può giocare anche centro, e alle ali arrivano Luis Leinag e Gallagher, esatto. che fa anche insomma, un po' di traffichetto ci sarà, secondo me qualche movimento in uscita sicuramente ci sarà, perché... Cioè, tu hai, secondo te, fatto... Matteo, qual è l'ideale? Cioè, l'ideale come opzioni? Cioè, io pensavo, non so, l'ideale è avere un titolare, uno forte come prima alternativa, che possa essere titolare magari durante Sei Nazioni,
e poi un paio di giovani. Invece in alcune posizioni abbiamo magari due, tre semi-titolari e che vanno tutti via al Sei Nazioni. Quindi un paio di giovani o un esperto, che ne so, io un Padovani, se resta con l'idea di tanto ormai che Sada non mi chiama più e durante il Sei Nazioni faccio io il protagonista, per me ci sta assolutamente che, sì, sì, che resti. Poi, per carità, Padovani non è vecchio, nel senso, c'ha 30 anni Padovani, ha ancora potenzialmente 4-5 anni buoni, ce li ha davanti, quindi se non ha problemi fisici di cui non siamo a conoscenza, perché anche quello è una cosa, se così non è, ma in forma, secondo me può benissimo giocare altri 4 anni. Però appunto magari, essendo coperto in nazionale in tanti ruoli, può anche pensare di concentrarsi sul club. Alla fine è una vita, per certi versi, penso anche più piacevole per un giocatore. Cioè, guarda Tommy Allan, che aveva le chiavi della tre quarti praticamente dell'Italia, eppure per motivi di salute mentale ha dovuto fermarsi un attimo. Quindi credo che non sia una scelta brutta se un giocatore è affaticato. No, guarda, ho letto oggi un quote di Menoncello in un'intervista che ha fatto da qualche parte. Sì, bravo, l'ho letto anche io, sì. Dove ha detto la cosa perfetta, ha detto non sono affari miei, cioè ha detto è una sua scelta, va rispettata e punto, basta, cioè non c'è nient'altro da dire. Esatto, non c'è da ricamarci sopra niente di che. No, noi dal punto di vista sportivo, cioè non si può ricamare giustamente sulle motivazioni o la legittimità della scelta, che è ovvio che è legittimissima. Ecco, quello che noi si può ragionare, non adesso, ma quando arriveranno poi le convocazioni. Intanto, Matte, sei sparito. Sì, mi senti almeno, perché sì, mi è venuto fuori che la mia telecamera, come si dice, la mia webcam ha smesso di funzionare. Ti senti? No, e dicevo, si può poi eventualmente ragionare sul fatto se oggi come oggi sarebbe un'opzione da titolare, sarebbe un'opzione da riserva, non sarebbe un'opzione, eccetera. Quello sì, perché insomma lo sport è così, cioè uno dice sì, mi prendo una pausa, però non è che il posto nello sport sia garantito, non è che puoi fare come al lavoro che vai in aspettativa, cioè quando tu vai via c'è uno che vuole prendere il tuo posto. Io credo che dovrai abituarti all'idea di non vedermi, perché no, mi si è spenta la webcam. No, pace. Ha deciso di non funzionare più. Guarda, interessante il messaggio di Silver, Matte, te lo leggo. Allora, sì. Silver scrive: il Benetton deve stare attento a non perdere l'identità. Zanone e Padovani sono da anni nel club, Drago comunque un po' che ci bazzica, invece sembra che li sostituiscono tutti con stranieri. Saranno pure più forti, dice Guido, ma l'identità e la cultura di squadra è importante. Stessa cosa con Darè, cresciuto a Treviso. Io sono d'accordissimo sulle parole di Guido, nel senso che è una cosa che però che so anche che è centrale nelle strategie del club. Cioè, quello che dice Guido sono concetti in cui mi riconosco al 100% come tifoso. Per me è importante preservare l'identità del club anche in un contesto di franchigia, anche in un contesto internazionale, anche in un campionato che non è quello italiano. È importantissimo. Detto questo, però, un club deve anche pensare a preservare la sua identità vincente. E se una certa scelta, non so, quando hai sacrificato Rizzi, per esempio, a Treviso, per prendere, non mi però ricordo chi, era, sì, hai ragione, è un esempio sbagliato, però insomma ci sono delle situazioni dove, come questa, tu Darè l'avresti anche tenuto probabilmente, però non riesci a dargli spazio, non riesci, no, certo. È un costo e non è un beneficio. Certo. E a questo punto, se davvero vuoi fare del bene al giocatore e non vuoi continuare a pagare uno stipendio per un giocatore che non riesci a sfruttare, lascia che si esprima in un altro, da un'altra parte. Non credo che lui volesse andare via, penso che lui avrebbe voluto rimanere e giocarsi le sue carte, ma credo che a un certo punto sia la scelta migliore per tutti, perché se fai giocare Darè al posto di Albornoz, in questo momento ci perdi. Cioè, c'è poco da fare. Anche se Darè mi piace, chiarissimo, è più forte Albornoz. Cioè,
Quindi è un bilancio molto difficile da fare, però Treviso è sempre riuscita a mantenere le sue bandiere. Però è bello questo ragionamento, cioè il ragionamento di Guido secondo me è una cosa che dobbiamo tenere ben presente, ossia il fatto di mantenere la mentalità vincente mantenendo forti le radici del club, perché io credo che a Treviso più che altrove sia veramente importante questa cosa qui, no? Perché poi, guarda, ti cito il discorso che ha fatto l'Amaro prima della partita di Connacht, come sempre Treviso ce li fa sentire. Intanto, sentivo un rumore che è come... No, no, colpa mia, stavo cercando di ripristinare l'immagine. E insomma l'Amaro dice, ragazzi, questo è il nostro campo, noi qui ci siamo cresciuti. Ovviamente lui non è cresciuto nei giovanili del Treviso, però è da tanti anni che è a Treviso, questa è la nostra casa, eccetera eccetera, e insomma un discorso così ovviamente attecchisce se hai un passato, se sei arrivato lì il primo anno e fondamentalmente sei lì a prendere lo stipendio, diciamo che sei tornato, fa ovviamente un po' meno effetto, e il senso di appartenenza resta comunque una parte importante della motivazione intrinseca che poi spinge un giocatore di rugby a fare quel metro in più, verissimo. E la differenza, e questo veramente non è una frecciata, vuole essere un come si dice, un commento costruttivo, perché io spero che questa sia la direzione che le Zebre hanno preso, ma questo è quello che gli manca, quel giocatore che è lì da 8 anni, che conosce anche un filo d'erba dall'altro del campo di allenamento, che cioè come quando abbiamo fatto la giornata con Zani e Pasquali a vedere la Ghirada che ci hanno fatto vedere, per chi è interessato c'è il video su YouTube sul canale di Leoni Fuori. Zani e Pasquali conoscono la Ghirada meglio di quanto io conosco casa mia, cioè nel senso loro sono veramente i padroni di casa lì, sono parte dell'arredamento, ma in senso buono, cioè sono veramente... Ci passano 7-8 ore al giorno, poi... Ma da tanti anni! Sì, poi nello specifico Zani e Pasquali lì ci passano veramente tutto il giorno, perché allenano anche le ragazze. No, ma stai andando al punto. Quando siamo usciti dalla palestra c'erano i ragazzi dell'Academy. Allora, Pasquali e Zani non sono i titolarissimi della nazionale, ok? Però per questi ragazzi sono dei riferimenti. Gli hanno scambiato delle parole, gli hanno chiesto, ho visto che Zani, mi ricordo che gli ha fatto la battuta, ho visto che ha iniziato a lanciare tusci, gli ha detto, cioè nel senso, sanno cosa fanno i ragazzi, c'è continuità, c'è un trasferimento diciamo orizzontale e verticale allo stesso tempo, di conoscenza, di cultura. Sei sparito di nuovo. La mia webcam sta facendo storie. Vabbè. No, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te. Assolutamente d'accordo con te. Vediamo cosa succede. Dai, io comunque ci ho fiducia. È sparito proprio Matteo, basta. Boh, mi sono impossessato del podcast, ragazzi. Vediamo se riesco a ritornare. Se lo diventa una live mia. No, in caso chiudo, anche perché siamo già verso l'ora, insomma. Adesso è proprio sparito. Vediamo se mi scrive su WhatsApp. Vabbè, niente, dai. Cosa faccio? Chiudo? Scrive, mi ha buttato fuori, ma non io. Ti ha buttato fuori. Non so, si vede che non ti riconosceva la telecamera. Vabbè, ragazzi, chiudo, dai, chiudo. Matteo, chiudo, va bene, perché è inutile che sto qui a fare niente. Ragazzi, io vi saluto. Ci vediamo la prossima puntata di Leoni Fuori. Non so fare tutta la lista, ma insomma mettete stelline su Spotify, destra, sinistra, cazzi, mazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, ciao ciao. Ciao. Link in descrizione. Ciao. Matte, però io come esco? Basta, esco normalmente, no? Chiudo tutto.